Mi riferisco a questo perché chi invece viene per la prima volta sappia che per noi il convegno non è semplicemente un riflettere assieme, ma è un percorso che raccoglie una vita e da cui riprende una vita di lavoro e di scambio e di solidarietà. Una scelta di affezione quindi, ma anche una scelta di interesse, perché i temi che affrontiamo, quello di questi giorni è particolarmente significativo, sono temi che cercano di entrare nel merito delle dinamiche della realtà scolastica che stiamo vivendo, talvolta profilo. Questo è importantissimo, perché tutti noi che siamo qua oggi siamo cambiati rispetto a 5 anni fa, 10 anni fa, 20 anni fa. E se facciamo una riflessione molto semplice, che cosa ci ha fatto crescere personalmente e professionalmente? La scuola sempre ha avuto a che fare con le tecnologie. La differenza sostanziale è che una tecnologia come l'alfabeto era stata nel tempo interiorizzata da chi insegnava. Come mai la scuola italiana non prende coscienza, non assume seriamente? Io non chiedo di aprire una nuova cattedra, un nuovo insegnamento, però come dimensione, no? Come attenzione, come curriculum in qualche modo che attraversa gli altri curriculi e le altre materie. E il mio intervento ho pensato di costruire proprio attorno a tutta una serie di considerazioni che riguardano il rapporto tra le tecnologie e la scuola attorno a queste tre parole chiave. I nostri governanti sono eletti da questi 340.000 abitanti, quindi sono molto attenti al loro territorio. Scolasticamente, dal mio punto di vista, questa situazione è uno svantaggio grandissimo. Les quatre éléments essentiels de la loi sont quattro elementi essenziali in questa legge. Le droit des citoyens de fonder à côté de l'école d'État des écoles privées. Quando parliamo di OCSE, parliamo di un attore sovranazionale che in qualche modo ci condiziona, e altri studiosi molto qualificati nel mondo internazionale descrivono tre livelli in cui noi educatori ci troviamo. Da questo punto di vista l'augurio è che appunto il convegno possa, come stato il confluire di un lavoro, essere l'inizio di un lavoro. Ci ringraziamo tutti quanti per questa esperienza.